Calma. Prima di scaricare la tensione, non me ne frega un cazzo se tardi. Può venire chi vuole, guarda, può venire chi vuole. Prima di scaricare tutta la mia tensione, la mia rabbia, facciamo i complimenti all'Hellas Verona di Juric, che è venuta a fare una grande partita all'Allianz Stadium. Quindi battiamo le mani, per prima cosa siamo sportivi e facciamo i complimenti all'Hellas Verona. Poi, da dove vogliamo cominciare? Ditemelo voi. Provo io. Bernardeschi ha giocato a sinistra oggi. Ok, ha fatto cacare per la centesima volta. Cosa vogliamo fare? Proviamo a metterlo in porta a posto di codice fiscale? Oppure riusciamo a capire che questo calciatore è inadeguato per il campionato di Serie A, di Serie B, di qualsiasi estero, quello che cazzo è? Lo vogliamo capire che questa è una pippa? O perlomeno che non è la Juventus? O non riusciamo a capirlo? Poi adesso cos'è? Pirlo out? Non siamo neanche a novembre. La finiamo di dire stronzate o azioniamo il cervelletto? Era Sarri il problema di questa squadra, ragazzi? Fatemelo capire. O sta in alto? Volevate vincere la Champions? Che sto Sarri è stato trattato a pesci in faccia. Cosa volevate? Vincere la Champions? Non lo so, spiegatemelo. Chi comanda? I senatori? O quelli che stanno in alto? Io sono stufo con queste lazioni. Ci ha salvato il culo un ragazzo di 20 anni e io, se sento ancora una critica verso il culo, Kulusevski, non voglio sentire più un cazzo che questo, ragazzi, è un campione. Io quando vi dico che questo calciatore qua è un fenomeno come Haaland, io non mi sbaglio, perché ci vedo lungo. Lungo ci vedo. E non ci attacchiamo al gol annullato, ragazzi. Siamo sfigati. Abbiamo preso anche due traverse. Però non dobbiamo attaccarci a quello. Il gol era da annullare, perché il regolamento è questo. Siamo sfigati perché ultimamente sembra che la maledizione ce l'abbiamo noi, perché capita sempre solo a noi. Ma non ci possiamo fare niente. Non ci possiamo fare niente. La verità è che questa squadra non ha un'identità di gioco. Dipendiamo sempre dai singoli, ragazzi, perché anche il culo è un singolo. Perché chi salviamo stasera? Il culo, Alvaro Morata, forse Arthur e basta. Forse un pochino Quadrado. Ok, siamo stati sfigati, ma non accampiamo scuse. Perché, ragazzi, io ve l'ho già detto, quest'anno è a rischio il quarto posto. Perché se domani il Milan disgraziatamente vince, ciao! Ciao, ragazzi, non è che tutti gli anni facciamo le rimonte. Lo so, manca Ronaldo, ragazzi. Non avevamo neanche Chiesa in panchina, avevamo pochi cambi. Va bene, ragazzi, si è fatto male anche Bonucci. Questa è un'altra brutta tegola, perché in mezzo siamo veramente con le pezze al culo. Va bene tutto, ragazzi, va bene tutto. Ma con l'Hellas Verona devi vincere. Queste sono partite da vincere, ragazzi. Non so neanche in che posizione siamo in classifica. E abbiamo quella cazzo di vittoria a tavolino col Napoli, che magari si può anche rigiocare, perché se no, chissà, eravamo a metà classifica, ragazzi, ma stiamo scherzando? Siamo alla quinta, sesta, che cazzo di giornata è? Siamo a metà classifica, ma dove vogliamo andare? Ok, il campionato è lungo, ma se il buongiorno si vede dal mattino, qua stiamo inguaiati assai, ragazzi, stiamo inguaiati assai. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Non segnano mai, cioè non abbiamo, io l'ho detto un miliardo di volte, sono stufo, non abbiamo un centrocampista che tira al limite dell'aria, ma un tiro, non c'è, ragazzi, sempre i soliti problemi da ormai da troppi anni, veramente, ragazzi, io non ho parole. Non ho veramente parole. Ora testa al Barcellona. Speriamo che sto cazzo di tampone di Ronaldo arrivi negativo.
Perché stiamo inguaiati, ragazzi, se non rientra Ronaldo qua. Perché noi purtroppo dipendiamo troppo da quel calciatore, perché il resto della squadra è poca cosa. Dybala questa sera ha fatto quello che ha potuto, non poteva fare di più. Non poteva fare di più Paulino stasera, ha fatto anche troppo. Speriamo sto cazzo di tampone, speriamo che arrivi presto. Dai, dai, vi lascio perché non è serata. Like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche su tutte, sempre fino all'iscrizione. Forza Juve, ragazzi, che cazzo vi devo dire?